La Fiorentina a Firenze, sul suo campo, cioè, aveva sempre vinto in questo campionato 4 partite, 4 vittorie. Il Vicenza è arrivato vestito coi panni dell'umiltà, coi panni della provinciale, ed è riuscito a guadagnare un punto e a frenare la marcia della Fiorentina sul suo campo. Ha dovuto ricorrere all'arma più classica delle provinciali, il catenaccio. E vediamo ora le azioni principali, quelle del primo tempo. Al 7° Antonioni a Pagliari, tiro deviato. 14° Pagliari a Bruni, tiro parato. 16° occasione gol. Antonioni, Bruni, ecco, tiro d'effetto, fuori. 22° azione da guardare. È la prima e forse unica azione di Rossi, Paolo Rossi, sulla destra. Palla a Rosi che mette alto. 39° Amenta, da solo, fuori. 43° l'unica azione pregevole di Di Gennaro. Pallonetto, fuori. Di Gennaro oggi è stato un po' in ombra. 45° la beffa mancata, cioè il gol del Vicenza. Guidetti, palla respinta, Rosi interviene, tiro nettamente alto. E andiamo nella ripresa. La Fiorentina guadagnerà complessivamente 18 angoli, ma mentre vediamo alcune immagini generiche, di meglio non ce n'è, che testimoniano questo assedio costante, una nota di rilievo si impone. I viola sono da assolvere sul piano dell'impegno, hanno sfiorato il gol più volte e si può parlare di sfortuna. Però il difetto tecnico sta nel portare troppo la palla e nella mancanza di punte. Il solo Pagliari, troppo poco per la difesa puntigliosa e determinata del Vicenza, che nella seconda parte però ha avuto anche 2 occasioni. Vediamole: al 22° Galli, il portiere viola, respinge male e poi si salva, cioè raccatta letteralmente la palla con un po' di fortuna. E sulla fine il gol non valido di Salvi, gol non valido perché Benedetti, l'arbitro, aveva fischiato prima con decisione un fallo di ostruzione di Cerilli. Nella partita brutta e deludente il migliore è stato proprio lui, il signor Benedetti, che l'ha saputa tenere in pugno nei momenti difficili e delicati.